tutti e ciao a tutte, benvenuti in un nuovo video. Allora, avete questa panoramica di queste rose di pasta di zucchero. Adesso vi faccio vedere un pochino meglio come sono venute. Allora, preciso che io sono autodidatta, non ho studiato nulla, sono solamente molto creativa e mi piace sempre imparare nuove cose. Allora, io credo che quella che sia venuta più bella di tutte è questa. Allora, considerate che, ecco, purtroppo si è rotta perché è veramente tantissimo tempo che le ho fatte e quindi secondo me stando a contatto con, insomma, l'umidità della casa si sono un pochino rovinate. Solamente ora però sono riuscita a preparare questo video. Cioè, io vi voglio solo far vedere i dettagli e spero che riusciate a vederli bene. Questa era una di quelle che era venuta più bella secondo me. Allora, questa l'ho realizzata comunque con la pasta di zucchero, quella di pane Angeli. Poi queste altre le avevo prese da un'altra. Questa pure la trovo abbastanza particolare, ovviamente i colori li ho mischiati io e ho fatto con il rosso e mi pare con il verde. Ecco il dettaglio. Però con questa non mi sono trovata tantissimo bene perché non è molto, secondo me, malleabile per diciamo la stesura della pasta. E poi questa, e ora comunque ne faremo una insieme, aspettate perché ho paura di romperla. Questa pure, purtroppo, ecco, come potete notare, si è un po', perché si è indurita. Questa la trovo fantastica, comunque poi vi lascerò delle foto. E questo colore l'ho creato io, che poi sarebbe questo qua. L'ho fatto sempre con il bianco e un pezzettino di rosso, se non ricordo male, che era questo qua. Però mi sono trovata malissimo con questa pasta di zucchero perché è appiccicosa, lascia tutto il colore e non si stende per niente bene. E poi, per ultima, avevo provato a fare questa piccola. Io le trovo spettacolari, ma non perché le abbia fatte io, ma vi posso assicurare che guardando su internet anche ci sono persone che ovviamente avendo studiato hanno creato delle cose veramente, non lo so, sono meravigliose. Questa per me, queste sono quelle più belle. Ecco qua. Scusate, ma io ho un po' di raffreddore stamattina perché qui a Roma fa veramente freddissimo. Tantissimo freddo fa. Comunque adesso vi faccio vedere come le proviamo a realizzare. Allora, tutto quello che ci occorre ovviamente è pasta di zucchero. Io oggi proverò con questa qua, la rifacciamo. Vedete la striatura anche del rosso che era rimasto mischiandola. È un consiglio che vi posso dare prima di iniziare a utilizzarla. Fate questo lavoro, cercate un pochino di ammorbidirla, perché sennò risulterà troppo dura e quindi stenderla sarà un po' difficile. Poi, mattarello, se avete quello di plastica per fare le decorazioni dei dolci sarebbe meglio. Io non lo trovo più. E poi ci serve carta da forno. E per fare i petali, io ovviamente non ho il materiale giusto per lavorare, ho preso questo che avevo e con questo mi ricaverò i miei quadratini, le mie sfere. Ora comunque vi faccio vedere benissimo come si fa il procedimento. A dopo!